Ce l'abbiamo fatta, da oggi sono accreditati sulle tessere sanitarie i crediti per il buono spesa. Era un impegno che avevamo preso con la cittadinanza e abbiamo rispettato ancora una volta gli impegni assunti. Un'attività incredibile quella svolta in questi giorni e anche in queste ore dagli uffici, che ringrazio per la disponibilità e la sensibilità con cui hanno svolto questo lavoro. Un'attività incredibile che ha comportato il convenzionamento con gli esercizi commerciali locali, l'esame di oltre 1900 domande con una graduatoria definitiva che consente ai cittadini in stato di fragilità e di bisogno oggi di poter utilizzare il buono spesa, un'altra promessa mantenuta e soprattutto ancora la conferma della grande attenzione al disagio sociale, al disagio economico derivante dall'emergenza sanitaria, affrontato con i fatti e non con le parole. Ringrazio in particolare l'assessore all'inclusione sociale per il lavoro svolto in questi giorni. Un messaggio di fiducia e di speranza da diffondere tra chi soprattutto è in difficoltà e in stato di bisogno in questo periodo dell'anno così delicato. Ma non ci fermeremo qui perché la rete di sostegno va avanti e si compone sempre di ulteriori misure. È in pubblicazione prossima un altro bando che riguarda un contributo riferito sempre alle categorie, alle famiglie fragili, a coloro che hanno subito una contrazione del reddito a causa del Covid. Sarà un contributo da spendere negli esercizi locali di Biceglie e quindi in maniera riflessa sarà un contributo che destinato all'esercizio di vicinato. Ma a questo si aggiunge anche il sostegno e la caparbietà nel voler confermare il tradizionale pranzo della Caritas del 25 dicembre, che quest'anno sarà attuato mediante modalità delivery e quindi con consegne a domicilio, che ha comportato un'attività complessa da parte dell'amministrazione, della Caritas e in particolare di Assolocali, ristoratori che hanno ancora una volta si sono messi a disposizione di chi è più debole. Ma voglio ricordare anche i 70 pacchi spesa derivanti dal progetto contro gli sprechi alimentari, che contribuiranno a sostenere ulteriori 70 famiglie. Quindi l'impegno non è soltanto quello di fronteggiare con misure concrete ed efficaci e tempestive, come il buono spesa, non è l'impegno solo ad affrontare l'emergenza coronavirus, ma a creare una rete organica e integrata di sostegno alle fragilità nella città di Biceglie. Tutti coloro che hanno partecipato al bando alimentare e la cui domanda sia stata ammessa al beneficio possono sin da subito procedere con i propri acquisti. Vi ricordo che il bando si è chiuso lunedì 21 alle ore 12 e gli uffici hanno fatto un lavoro enorme, immenso, per consentire ai beneficiari di poter ottenere il proprio buono spesa prima del Natale. E di questo gli uffici devono ricevere il nostro ringraziamento. Come funziona? Intanto è possibile verificare l'esito della propria domanda direttamente dal sito del Comune di Biceglie. Ora lo facciamo insieme perché è davvero molto semplice. È sufficiente collegarsi al sito del Comune di Biceglie, www.comune.biceglie.bt.it. Possiamo o trovare il link per verificare la domanda nella sezione Notizie, oppure andare da Avvisi. Andiamo da Notizie. Elenco negozi convenzionati nei quali è possibile spendere i buoni spesa. Se clicchiamo su questa notizia, troviamo intanto l'elenco dei negozi presso i quali è possibile spendere il proprio credito, ma troviamo anche come verificare la propria domanda. Basta cliccare qui, clicca qui. Clicchiamo qui sopra, andiamo su Consulta la graduatoria, inseriamo qui il codice identificativo della propria domanda, clicchiamo su Cerca e verrà fuori l'esito della vostra domanda, cioè se è stata ammessa o non ammessa e nel caso in cui sia stata ammessa anche l'importo che vi è stato erogato.
Nella domanda vi abbiamo chiesto di indicare il vostro numero di cellulare perché sul numero di cellulare che avete indicato verrà inviato un SMS che vi comunica appunto l'importo che vi è stato erogato e la possibilità di spenderlo presso le attività commerciali. Se non ricevete il messaggio, ma comunque avete verificato che la vostra domanda è stata ammessa, lo avete verificato, così come vi ho appena mostrato, potete comunque recarvi presso i punti commerciali convenzionati per fare la vostra spesa. Può essere infatti che il numero di cellulare che abbiate indicato sia sbagliato e quindi magari il messaggio non arriva, ma non vi preoccupate perché se la vostra domanda è ammessa, il vostro credito è immediatamente spendibile. Una volta verificato l'esito della propria domanda, vi recate presso il punto vendita da voi prescelto con la vostra tessera sanitaria, attenzione con la tessera sanitaria del soggetto richiedente, il buono. Mostrate la tessera sanitaria all'attività commerciale che, scalerà dal vostro credito l'importo della spesa che andrete a fare.